Buongiorno a tutti. Allora, io ho voluto intitolare questa conferenza stampa Resoconto anno 2020. La intitolo così perché non può essere separata la stagione sportiva 2019-2020 con quella in corso. E sì, perché il maledetto virus che ci ha colpiti dallo scorso mese di febbraio ha inciso pesantemente ed ancora inciderà sulla salute di noi cittadini, sulla vita sociale, sul lavoro ed anche sulla vita sportiva della società Teramo Calcio. Anzi, devo sottolineare, spero che quest'ultimo aspetto sia riconosciuto da tutti voi, anche se una minoranza ancora si ostina a non tenerne conto, che abbiamo il Covid-19. Questa società ha perso in termini di incassi e di sponsorizzazione, da quanto è iniziata la pandemia, più di 1,5 milioni di euro. Nonostante ciò, questa società è andata avanti per sostenere il progetto avviato nel giugno 2019, quando la Teramo Calcio era destinata a non essere iscritta al campionato 2019-2020. Purtroppo sono i fatti che parlano e non i proclami. Ho dovuto immettere immediatamente 1 milione di euro per pagare i debiti pregressi e poter far permettere alla squadra di potersi iscrivere. Ed altri copiosi ingenti investimenti sono stati fatti comunque nel corso della stagione, sia per riorganizzare una struttura che oggi è un modello organizzativo apprezzato in tutta Italia, a partire dal settore giovanile, per finire il settore tecnico operativo della prima squadra, sia per costruire una società con giocatori di valori che hanno avviato un percorso di crescita sportiva e che ha permesso a questa squadra di chiudere l'anno al terzo posto in classifica, in un girone da tutti definito come una vera e propria serie B. Tutte le cose si realizzano col tempo e non con la bacchetta magica. La storia degli ultimi anni mi dice che questa serie e con questo girone la Teramo Calcio non ha raggiunto vertici del genere. Naturalmente, escludendo la stagione 2014-2015, dove è stata deferita per illeciti sportivi. E su questo punto vorrei far presente a quei pochi cortigiani che non si è vinto sul campo, ma si è disonorato un'intera città. Ricordo a quelle persone che l'anno scorso hanno criticato questa società per la scelta di contratti pluriennali e costosi con tutti i giocatori di proprietà e che quest'anno la stanno nuovamente criticando perché non ha ancora provveduto a rinnovare gli stessi, viste le prossime scadenze di giugno. Beh, dico a questi signori con il sorriso sulla bocca, per cortesia fate pace con il cervello, siate coerenti nel tempo con le esternazioni. Voglio ricordare che questa società ha investito sui giovani per seguire l'unico modello di sviluppo di una società professionistica. Oggi abbiamo dai 3 ai 4 giovani di proprietà che sono ambiti da squadre di Serie A. Non ricordo, o meglio, non me l'hanno fatto presente, che le passate presidenze abbiano fatto plusvalenze rilevanti, come quelle che, speriamo, questa presidenza si accinge a portare nelle casse sociali. Inoltre, affermo che questa società è aperta al contributo di tutti, anzi, vi preannuncio che è stato deliberato un aumento di capitale riservato a terzi, e cioè non alla quale proprietà, fino a 4 milioni di euro per rilevare fino al 65% della proprietà delle quote sociali. Quindi chiunque voglia, naturalmente questi soldi sono soldi che vengono immessi nelle casse sociali e non nelle tasche del signor Iachini, capito? Perché qualcuno può confondere che io incasserei i soldi. No, vanno nelle casse della società per permettere lo sviluppo e la continua crescita della società. Quindi chiunque voglia farsi avanti per prendere il controllo della società può farlo con soldi e non con le parole, come si usa purtroppo in questa dalle nostre parti. Concludo parlando di infrastrutture, questi sono i temi principali, poi dopo casomai accetto qualche domanda per approfondire i temi che ho voluto toccare. Però parlando di infrastrutture, in questo caso non parlo più come presidente della Teramo Calcio, bensì parlo come imprenditore, come presidente della Soleia, la società che ha rilevato la concessione dello stadio, perché per dire che questa mattina
abbiamo autonomamente, sottolineo, presentato il nuovo piano economico e finanziario per la rivisitazione della concessione dello stadio, perché siamo stufi di attendere le promesse da marinaio che questa amministrazione comunale ci ha fatto dallo scorso giugno 2019. Ci è voluto un anno per il cambio del gestore e dopo 5 mesi ancora ci consentono di presentare il nuovo piano. Io sono stufo di dialogare con i sordi. Se le cose non procedono con i ritmi che un imprenditore si aspetta, ma devono procedere con i ritmi di questa politica, che poi non tutte le politiche sono così, perché ci sono modelli, che me l'ha ricordato qualche giornalista la settimana scorsa, vedi su Tirol, sono ritmi anche più veloci, io andrò a investire ad altre parti. Questo perché? Perché purtroppo voi sapete che io sono stato chiamato in questa impresa calcio più stadio nel giro di un mese l'anno scorso, e naturalmente ci siamo impegnati e abbiamo portato avanti il nostro impegno, sapendo che le promesse di un territorio, di una società, di un'amministrazione sarebbero state di conseguenza paragonabili, almeno non dico paragonabili in termini economici, ma almeno in termini di risposte agli impegni assunti, come quelli che fa l'imprenditore. Oggi noi ci troviamo, capisco la situazione Covid, capisco tutto ci può stare, però ci sono, io credo che l'amministrazione, il politico debba dare degli indirizzi, e poi sono gli operativi, i terzi, che li fanno. In questo caso ci sono anche società di consulenza che vengono investite dall'amministrazione per esaminare determinati cose. Se non sbaglio, se non erro, se non ricordo male, a dicembre di quest'anno il sindaco aveva promesso, lo scorso settembre, che sarebbe uscito il bando per l'acqua viva. Purtroppo mi sembra che anche questa ennesima promessa da marinaio sia stata mantenuta. Bene, questo è il contesto su cui io devo operare, su un territorio dove l'imprenditore Franco Iachini, che ha investito sulla Teramo Calcio, perché la Teramo Calcio non è di Franco Iachini, ma come i tifosi dicono è della città, è del territorio, è vero, io sono assolutamente convinto di questo assioma dal punto di vista passionale, dal punto di vista dell'attaccamento alla maglia, ma non posso convenire e concordare che le scelte devono essere fatte, i soldi sono quelli dell'imprenditore Iachini e le scelte devono essere fatte da terzi, da persone che non, tra virgolette, non vivono la società, oppure persone che si divertono o cercano di sfogare i propri qualche istinto represso sui social, su alcune trasmissioni televisive che vengono fatte appositamente solo per criticare. Io voglio ricordare che questa squadra ha iniziato un campionato strepitoso e finché è andata tutto bene si è parlato esclusivamente, e mi fa piacere di questo, si è parlato esclusivamente bene dei giocatori, dell'allenatore e di tutto quello che c'è intorno. Ma è una parola spesa per questa società che ha permesso, grazie ai suoi impegni, alla sua organizzazione, perché l'organizzazione viene da questa presidenza, non l'abbiamo ereditata per fortuna l'organizzazione dalle passate presidenze, l'abbiamo creata noi, dai soldi di questa presidenza, ha permesso di arrivare dove siamo arrivati. La fine della stagione, le ultime 6-7 gare sono state gare sicuramente difficili, dove la stanchezza forse ha prevalso su qualcuno, dove è normale un calo fisiologico. Però noi siamo fiduciosi e siamo convinti che questa squadra farà bene. Qualcuno mi dicono che mi critica perché io non sono un presidente passionale, ma guardate che essere passionale non vuol dire andare in televisione a sbraitare oppure fare proclami dopo. Essere passionale vuol dire credere in un progetto che si fa, dare le risorse e gli strumenti per poter realizzare questo progetto.
Io posso solo dire che di tutte le trasferte ne ho persa solo una per motivi di lavoro, una trasferta infrasettimanale, quella a Potenza, dal mio caro amico Caiata, che tra l'altro ci sarei andato volentieri, anche perché mi aveva invitato a pranzo, anzi mi aveva invitato già il giorno prima, ma purtroppo per motivi di lavoro non l'ho potuta seguire. Quindi io credo che la passione di un presidente non la si debba esprimere, non la si deve andare a cercare solo sulle esternazioni che fa sui giornali o andando allo stadio urlando, vistendosi, mettendosi le sciarpe o qualcos'altro di folcloristico. La passione la si vede nei fatti e io credo di averci messo tanta passione, però poi dopo questa passione, se non viene alimentata dallo stesso tifoso, anzi se viene contrastata da alcune frange estremiste di tifosi che proclamano, alcuni addirittura richiedono l'intervento del ritorno delle vecchie presidenze, ma magari ben vengano, io l'ho appena detto, la società è aperta a tutti, quindi se intervengono e vogliono rilevare la maggioranza, io sono assolutamente non felice, di più, anzi, perché voglio fargli vedere che cosa gli lascio una società che oggi è apprezzata in tutta Italia, che ha dei giovani, o un giovane che oggi se lo stanno, tra virgolette, combattendo almeno 5 squadre di Serie A. Non mi sembra che il Teramo abbia avuto tutte queste richieste con qualche giovane di proprietà negli anni passati. Voi sapete che io non sono un grosso esperto di calcio, però non mi hanno mai fatto riferimenti di questo genere. Quindi io credo che questo possa essere un orgoglio per la città di Teramo. Abbiamo dei validi giovani del settore giovanile che, è vero, purtroppo sono costretti a non giocare, ma non perché non li voglia far giocare io, perché io comunque li continuo a pagare lo staff, l'organizzazione del settore giovanile, e purtroppo stanno fermi a casa. E non ho deciso io di non far venire la gente allo stadio, e nonostante ciò io anche mi sono battuto e sono stato l'unica società del campionato di Serie C a far riaprire lo stadio già dalla prima partita, grazie all'impegno che abbiamo fatto nei confronti della regione, dove la regione ci ha seguito almeno in quella cosa, solo per quella, perché per il resto aiuti concreti a questa regione non ne ho visti, li ho visti farti su altre squadre di fuori regione, però non ci sono state le risposte che mi aspettavo dal pubblico. Tra l'altro, qualche dato, mi sembra che noi abbiamo avuto quest'anno una media di spettatori di circa 540 persone rapportate alle prime partite che abbiamo disputato, contro una media di 2470 della stagione precedente. Non mi sembra che sia stata, nonostante che le prime partite che abbiamo disputato in casa, quelle aperte al pubblico, sono state partite con delle squadre blasonate. Palermo a Teramo non ci è venuto mai, chissà se lo rincontreremo un'altra volta. La Casertana sì è venuta, la Juve Stabia, non so, forse l'avremo incontrata. Però ecco, quando ci sono delle occasioni di questo genere, che si fa di tutto per organizzare, per cercare di avere il massimo del supporto e dell'entusiasmo, e la risposta è quella che è, insomma, sinceramente lascia l'amaro in bocca a chi deve continuare a sostenere questa squadra. Un ultimo passaggio lo voglio fare sugli sponsor, perché qui si dice che questa società non fa marketing, signori. Fare marketing, allora io innanzitutto, chi abusa di questa parola deve innanzitutto sapere di che cosa vuol dire fare marketing. Quest'anno abbiamo raccolto 654.305 euro dagli sponsor. In totale sono 31 gli sponsor rispetto ai 120 dell'anno scorso. L'anno scorso abbiamo raggiunto circa 1.200.000 euro, con la differenza che c'erano circa 400-500.000 euro del mio gruppo. Quest'anno di 654.000 euro, 300.000 euro fanno capo alle società del mio gruppo. Quindi potete ben fare una sottrazione, abbiamo ricevuto 350.000 euro di sponsorizzazioni. Questo cosa vuol dire? Innanzitutto voglio ringraziare questi sponsor, perché ne sono pochi quelli importanti che si contano sulle punte di una mano: la Leo Filken innanzitutto, Adriatica Press, la Sposetti,
la Deco, la Gelco, la Dalmar, la Moretti, la Plastica Vomano, Roberto Mazzagatti, società che hanno contribuito con somme da 10.000 euro in su. Perché, cito solo questi, perché tra l'altro erano sponsorizzazioni che quest'anno, proprio questa mattina, viene firmato il decreto attuativo del credito d'imposta, permettevano anche il recupero del 50% proprio per sostenere le squadre di calcio. Ora, se altre società, molte altre società, anche quelle più blasonate di noi, guardate che hanno avuto la risposta da parte dei tifosi, tantissime, forse qui da noi a Teramo non si è avuto. Quindi bisogna iniziare se si vuole fare veramente dell'informazione, bisogna informarsi bene, approfondire anche quello che succede dalle altre parti e non criticare a prescindere, solo per il gusto di avere una trasmissione con qualche elemento in più che la osserva, perché si deve parlare male del presidente Iachini. Un ultimo dato e poi mi fermo, vi lascio la parola, era giusto per dire che questa società non è che quest'anno è stata ferma, ha tirato i remi in barca rispetto all'anno scorso perché ha speso tanti soldi. Abbiamo ridotto, sì certo abbiamo ridotto, però voglio sempre far presente che la nostra, nel nostro girone, è in termini di investimenti di monte ingaggio, è la quinta società che ha il monte ingaggi più alto, dopo naturalmente, qui c'è un piccolo errore di inversione, dopo naturalmente il Bari, che è la prima, con circa 6 milioni e mezzo di ingaggi, la Ternana con circa 5 milioni, lascio perdere la quota premi lordi perché i premi lordi, lo sapete, vengono raggiunti o meno secondo gli obiettivi, però io parlo in termini sostanziali di ingaggio dei calciatori. Poi c'è chi ha speso più di noi, il Catania, il Catanzaro, e noi siamo leggermente più avanti di una settantina di mila euro rispetto all'Avellino e così via. Ah no, scusate, c'è anche il Palermo, ecco, questa era invertita perché poi dopo mi ha agganciato la posizione della classifica. Sì, perché comunque anche in termini di risultato, di prestazione economica sulla classifica, diciamo che il dato si rispecchia, anche se in altri gironi abbiamo visto che questa cosa non è sempre così, tant'è che Renate oggi è prima in classifica avendo uno degli ingaggi di circa 980.000 euro, quindi sapete bene che spendere soldi non è sempre un'equazione lineare, nel senso che più spendo e più sono in prima posizione. Certo, Bari, Ternana lo confermano, ma ci sono anche altri casi che lo smentiscono. Quindi, e questo per dire cosa, e qui chiudo, perché coloro che reclamano a gran voce la punta, perché pensano che la punta sia la salvezza di questa squadra per il campionato, innanzitutto voglio dire che noi oggi come oggi siamo non soddisfatti di più. Io ho sempre elogiato la squadra anche nei momenti in cui la squadra ha pareggiato, anche nei momenti in cui la squadra ha perso. Noi siamo assolutamente soddisfatti di quello che ha fatto il nostro gruppo, e noi come gruppo non intendiamo né il singolo allenatore, né il singolo direttore, né i singoli calciatori. Noi, per noi gruppo, intendiamo tutti quanti, a partire dal presidente fino all'ultimo dei nostri collaboratori dello stadio. Quindi quello è il gruppo che fa la squadra. Quindi quando si deve osannare tutti, quando si deve criticare, si devono criticare tutti, però io non credo che dobbiamo ricevere delle critiche. Abbiamo fatto un ottimo campionato, la squadra va bene, la gente mi critica, mi dice: ma come mai non pensiamo ai rinnovi, come mai abbiamo escluso Piacentini? Vi anticipo la domanda che sicuramente volete fare. La società, anzi tutti, ripeto tutti, dal presidente all'ultimo dei collaboratori, sono al servizio della società Teramo Calcio, perché io sono un presidente pro tempore, oggi ci sono, domani non ci posso essere più. La Teramo Calcio, come sapete, esiste da tanti anni, può risorgere, crescere, fallire, risorgere, però rimane sempre la società, quindi tutti siamo al servizio della società e nessuno si deve considerare che la società è al suo servizio. Quindi il caso di Piacentini
è un caso emblematico, la colpa non è del ragazzo, l'ho già detto nell'intervista fatta prima delle festive di Natale alla R115. C'è stata una cattiva gestione da parte del procuratore. Noi purtroppo dobbiamo dare spazio a chi può valorizzare, a chi può far fare utili, anche a discapito di rimetterci eventualmente, perché è tutto da dimostrare, risultati sportivi. Penso di aver detto il grosso, quindi vi lascio la parola se vi volete fare qualche domanda più specifica, perché il ventaglio è così ampio che... Prego. Presidente, buongiorno. Mi soffermo sulla disponibilità all'apertura di cessione del potenziale 65% delle quote per chiederle se in tal senso ci sono discorsi avviati o se ci sono speranze che possano condurre ad una trattativa di cessione. Assolutamente non c'è nessun discorso avviato, però siccome sento da più parti critiche che questa è una società chiusa, io ho detto no, anzi questa non è chiusa, c'è gente che vuole che osanna il ritorno di passati presidenti, benissimo, noi siamo pronti ad aprire la società, quindi è una risposta. Naturalmente se domani mattina si presenta qui un imprenditore che vuole investire nella Teramo Calcio, io mica lo caccio fuori, assolutamente. E per il bene della Teramo Calcio, più siamo e meglio è. Anche quantificato mi sembra. Ho già scritto 65% per 4 milioni di euro. Vada bene, ribadisco, perché qualcuno poi dopo confonde, non sono soldi che vanno in tasca agli Achini, sono soldi che vanno nelle casse della società, quindi sono soldi che servono al proseguo e alla crescita di questa società, perché il prossimo anno molto probabilmente dovremo competere in un campionato che permetterà l'ingresso nella riforma, la riforma che potrà essere la C d'Elite o una seconda Serie B. Quindi sicuramente avere mezzi freschi e potenti può aiutare questa società. Se ci saranno, questa società potrà ambire a certe categorie. Se non ci saranno, vuol dire che rimarremo nelle categorie inferiori, interregionali, quello che sarà, insomma. È un momento storico, io ho iniziato questo momento che credo che di essere entrato nel periodo più difficile della storia del calcio da quanto è nato, forse durante le guerre, non vorrei adesso andare indietro col tempo perché direi delle fesserie, però sicuramente negli ultimi 30-40 anni è l'anno più difficile che c'è stato, innanzitutto perché è diventato un campionato molto, molto importante e costoso in termini di investimenti per quello che offre la categoria, e poi perché abbiamo vissuto quello che abbiamo vissuto, il Covid che ha distrutto economie da tutte le parti, ha distrutto tantissime aziende, anche floride, quindi è facile che questa cosa possa accadere, come se non ci saranno degli aiuti accadrà su molte società di calcio. Quindi il fatto che io dica oggi sono assolutamente disponibile ad allargare la base societaria e proprio per cercare di salvaguardare questa società. Buongiorno Presidente, volevo sapere quali sono le linee guida della Presidenza per il prossimo mercato di riparazione di terra? Ma le linee guida sono quelle di valorizzare al massimo i nostri giovani. Se ci sarà da fare qualche innesto lo discuteremo, me lo faranno presente i tecnici che sono i direttori e l'allenatore, però ad oggi penso che noi abbiamo una buona rosa, perché spero che voi sappiate valutare una rosa nel complesso e non negli ultimi risultati. E comunque torno a ripetere che oggi come oggi innanzitutto abbiamo delle regole, perché più di 24 persone non possiamo tenere in rosa, quindi se le compriamo di più le paghiamo e le altre le dobbiamo mettere fuori rosa. Noi pensiamo di avere un buon ventaglio di giocatori e andremo avanti, poi vedremo. Di punte, se vogliamo parlare di punte, noi ne abbiamo 4-5 mi sembra, Pinzauti, Cappa, Budino, Gerbi,
poi c'è qualcos'altro, mi sfugge, Bielingea, esattamente, quindi le punte ce l'abbiamo. Se io vado al mercato a dicembre, a gennaio, non è che mi dicono questa è la punta che ti farà 25 gol, compra la scatola sicura, no? Quindi queste sono affermazioni assolutamente utopistiche, può capitare il colpo di fortuna come che è sicuramente remoto, come può capitare che diventa la sesta punta che fa quello che fa. Abbiamo queste. Per quanto riguarda Cianci, voglio prevenire la domanda. Cianci è stato dato in prestito a Potenza, che ha evidentemente costruito un modulo di squadra intorno a lui per valorizzarlo, pensando a fargli fare molti gol. C'è stato un accordo col presidente Caiata proprio per fare questo tipo di operazione, perché evidentemente lo si riusciva a valorizzare bene in quel consesso. L'anno scorso con noi il ragazzo si è espresso di meno, quest'anno si sta esprimendo, noi siamo assolutamente contenti che lo faccia, io mi auguro che ne faccia il doppio di gol di quelli che ha fatto, perché comunque è un ragazzo di nostra proprietà, con la valorizzazione da parte del Sassuolo, che se lo può, un diritto di ricompra, che naturalmente se lo vendiamo sono soldi che vengono nelle casse della società. Prego. Presidente, sul mercato, la valorizzazione dei giovani più richiesti, che adesso sono compiti della riserva di ACES, con alcuni in particolare, diciamo le Puglia, di Santoro, per esempio, può avvenire anche subito a gennaio, e poi ancora un'altra, visto che sono diversi giocatori in scadenza di contratto giugno, si rischiano altri casi simili a quelli di Piacentini, sono situazioni simili, si può andare verso la rottura anche con altri giocatori. Ma allora, io parlo di Piacentini perché è un giovane che noi abbiamo valorizzato, un giovane di 20 anni che ha fatto più di 60 partite e al momento della scadenza del contratto, dove noi, torno a ripetere, avevamo chiesto il rinnovo già da un anno, che qualcuno vada a dire che lo abbiamo detto all'ultimo, non sono così deficiente che mi sveglio la sera per dire domani mattina rinnovo il contratto se non te ne vai. Quindi se io arrivo a fare determinate azioni forti, decise, anche a discapito di quello che potrebbe essere il rendimento di una cosa, lo faccio a ragion veduta. I contratti in scadenza, benissimo, i contratti scadono, quando scadranno a giugno li rinnoveremo. Naturalmente non rinnovo oggi senza sapere la valorizzazione di queste persone. Se le persone dimostrano impegno, sono capaci, e hanno un'ottima resa e vogliono rimanere a Teramo, noi siamo ben felici di farli rimanere, siamo noi che ci sederemo al tavolo e proporremo il contratto. Perché lo devo fare prima? Non vedo delle cose, è la società che sceglie, non il calciatore che sceglie se andare, se stare o non andare. Torno a ripetere, qui si invertono i ruoli, cioè la società che deve subire e il calciatore deve determinare, no, è la società che determina, perché se io ti faccio giocare titolare, tu hai un vantaggio da questa società, perché tu sei alla ribalta rispetto a tanti altri giocatori, perché sono 660 giocatori che giocano in prima squadra durante il campionato, a differenza dei 3.500 che stanno in tutta la rosa e che stanno in panchina. Quindi quei 660, cioè 11 per 60 squadre, sono privilegiati e devono ringraziare le società. Ora lo fanno per loro capacità, sono d'accordo, però guardate che avere la possibilità di giocare ti permette di crescere anche a te dal punto di vista professionale. È come un normalissimo professionista, più esercita, più è bravo, più fa le cause, più si mette in luce, parlando in termini di avvocati. E così il calciatore, più esercita, più gioca, naturalmente deve essere bravo, perché se poi è una schiappa, più lo fai giocare, sembra una schiappa, non è che ci puoi tirare fuori chissà che cosa. In uscita a gennaio di Adite Santoro? In uscita, se ci saranno delle offerte congrue per noi, è detto che debbano uscire per forza, a prescindere. Cioè, potrebbe succedere. Se ci arriva una proposta, come si dice, non rifiutabile, è normale che esce, è che sono così, cioè non è che mi tengo, se arriva uno e ti dice, ti do 10 euro, cazzarola, dove li prendo mai più 10 euro? Me lo prendo. Saranno valutazioni che faremo sulla base delle proposte che ci arrivano, per carità. Penso che questo sia un ragionare, credo, di testa piuttosto che di pancia, no? Perché, insomma, noi dobbiamo guardare, torno sempre a ripetere, al bene della società.
prima di tutto. Presidente, torniamo all'essenziale di questa conferenza. Lei oggi è stato molto preciso, molto chiaro, molto palese. E con questa conferenza ha voluto mandare un messaggio preciso e molto chiaro. E mi pare di leggere dalle sue parole. A chi l'ho voluto mandare? Com'è? A chi l'ho voluto mandare? A tutti noi, alla comunità, certo. E mi pare però di leggere dalle sue parole, dal suo posto, tanta amarezza. Il tipo di rabbia ha sentito tanta amarezza e tanto risentimento. Ora, quindi voglio dire, stando a questo tema, quindi un messaggio preciso ha lanciato alla città, un presidente. Ma pensi che debba essere contento di quello che ho dato rispetto a quello che ho ricevuto? No, la risposta viene da sé, è normale che c'è amarezza, io penso che sia scontata l'amarezza. No? Ma normale che l'ho manifestato nel passato e lo continuo a manifestare, perché le cose non cambiano, se cambiassero sentireste altre cose, ma siccome rimane sempre sulla stessa lunghezza d'onda è normale che l'amarezza non si attenua. Come si fa a chiedere a un presidente che non si appassiona ad una squadra? Ma non è tanto, io alla squadra, alla singola squadra, quando noi siamo all'interno, io sono assolutamente attaccato. E che poi dopo mi disinnamoro per quelle poche persone che stanno intorno e cercano di creare le atmosfere grigie di cui tu parli. Perché la colpa non deve ricadere sul presidente, ma su quella gente che crea queste atmosfere. Quindi allora, in prospettiva futura, intanto Iachini che potrebbe non essere più al timone del Teramo, ma intanto io... Ma guarda che questa domanda non è una domanda, è una domanda scontata, perché chiunque oggi c'è e domani non c'è. Io pure posso essere al timone della mia azienda, dopodomani quando sono ricevuto delle offerte me ne sono andato, ma cioè non è, qui siamo tutti provvisori sulla terra, moriamo, quindi insomma. Quindi la domanda allora è questa, la cosa che l'ha più delusa in tutta questa diciamo stagione e anno che si sta vivendo il 2020, la cosa che qualcosa ci sarà pure che l'avrà entusiasmata. Io sono, allora se faccio un bilancio della, torno a ripetere, a guardare la classifica dove siamo posizionati e il clima che si è instaurato all'interno di quella società, che rispetto all'anno scorso è notevolmente cambiato, non dico che l'anno scorso c'era un clima, sì, forse c'era un clima più freddo anche tra di noi, meno passionale. Io lì dentro sono assolutamente entusiasta per come vanno le cose. Io mi amareggio quando vedo che purtroppo, perché al solito i social a volte creano più male che bene, il social è la democrazia fatta persona, cioè tutti possono esprimere i propri concetti, però naturalmente non c'è il cosiddetto regolatore di colui che, cioè parlano tutti, a volte però parlano sempre quelli che hanno, come dire, meno titolo a parlare, e quindi parlano sempre coloro che devono manifestare le proprie rabbie represse, cioè gente che deve sfogarsi su social parlando, attaccando le persone e creando quel malumore che, piuttosto che pensare di far del bene, fanno del male, perché è normale che se una persona, sai, se io fossi il presidente di una società pubblica, dove è una società con i soldi fatti dal pubblico, soldi di tutti, cioè per dire in questo caso un'amministrazione comunale, tu sindaco, sei il sindaco e amministri i soldi della comunità tua, e quindi tutti i cittadini hanno il diritto di criticarti se fanno bene o male, perché comunque stai spendendo i soldi di tutti. Ma se un presidente mi si può criticare su un aspetto tra virgolette sportivo del non più o meno raggiungimento, ma non mi si può criticare sul fatto che io non abbia messo la passione o la forza in questa società. Innanzitutto la passione e la forza si vede negli investimenti che questa società, questa proprietà ha fatto, e credo che siano investimenti fatti negli ultimi due anni che nel corso delle altre presidenze non sono state mai fatte. Io non voglio adesso mettermi delle medaglie, perché anzi forse ho sbagliato io a fare tutti questi investimenti, perché li avrei dovuti tarare meglio, per carità, ma ci stanno gli errori si fanno, come negli affari si fanno anche in questa situazione qua. E io mi sono stato zitto e mosco, ne ho pagato, punto e basta.
però non mi si deve venire a criticare perché ho fatto degli investimenti. È normale che ti rimane l'amarezza in bocca, perché se tutto quello che hai fatto, se non siamo soddisfatti di aver raggiunto la terza posizione in classifica, scusate, ma cioè, qui la gente ancora continua a dire che siamo andati in Serie B. No, noi abbiamo sputtanato la città di Teramo con quella squalifica. La gente dice no, ma abbiamo vinto sul campo. No, tu non hai vinto niente sul campo. Tu hai sputtanato la città di Teramo, quindi non mi venite a dire che quella era una giusta presidenza perché intanto è andata in Serie B. Tu in Serie B ci vai se te la guadagni sul campo e fai le cose corrette. Se poi vai e non mi si venga a dire ma per una partita, non lo so se ne una, due, dieci, venti, non lo so. Quindi le cose si devono dire per quello che si fanno. Cioè io mi starei zitto, mi sottrarrei. Se avessi fatto un illecito sportivo, io avrei lasciato la squadra. Punto. Non che continua a fare. Scusatemi, però certe cose poi dopo uno le deve dire, perché sembra che gli altri fanno bene e uno sta qui a fare male. Io torno a ripetere, la società è aperta a tutti, chi vuole partecipare può entrare, venire a partecipare, ma non con le parole, con i fatti. Con i fatti si deve partecipare alla vita di una società, di una squadra di calcio. Pietà, Presidente, buongiorno. Buongiorno. La soddisfazione che lei ha espresso per il cammino avuto dal Teramo finora, se lei dovesse dare un voto al cammino avuto dal Teramo, che voto darebbe? E in proiezione futura le voglio chiedere se ci sono al momento le possibilità, secondo lei, di ripetere un cammino come quello che è stato fatto in queste 16 partite giocate finora. Ma guarda, io esprimo un voto tra 8 e 9. Non posso dargli 10 perché purtroppo forse ci sono state delle cadute di risultato fatte nelle ultime partite, però comunque la squadra ha un voto eccellente, non ha il massimo, perché sicuramente se avessimo fatto qualche punto in più, non dico che le avremmo dovute vincere tutte le partite, per carità, non dico che potevamo essere al posto della Ternana, perché sono assolutamente cosciente che siamo su due livelli totalmente diversi in termini di anche di però credo che la squadra meriti un ampio tra 8 e 9. Che cosa farà? Io mi aspetto che la chiusura, diciamo, la parte finale, secondo girone, il girone di ritorno, scusatemi, del campionato sia sugli stessi livelli. Ci metterei la firma. Io non sarei assolutamente entusiasta di quello che possiamo fare.